direi che possiamo riprendere. Quindi, dove siamo arrivati noi? Abbiamo appena salvato la nostra tabella Excel, quindi abbiamo preso la tabella attributi del 2007 perché è quella che ha tutti i valori di copertura del suolo che ci interessano, perché poi nel 2012 invece ne mancava uno, e l'abbiamo salvata appunto come tabella Excel. Mi ha salvata come tabella compulsa, eccetera, del 2007. Detto questo, praticamente ora noi dobbiamo elaborare questa tabella, semplificare questa tabella per riuscire a ricavare soltanto le informazioni che ci interessano e diciamo, aggiungere a queste informazioni poi quelle sui valori di carbon pool, che sono quelle. Ora vi spiego un attimo che tipo di lavoro diciamo, si fa normalmente su questi valori, su questi parametri che vi trovate appunto nella seconda pagina dei valori di stoccaggio di carbonio. Noi abbiamo semplificato, cioè vi sto proponendo di poi compilare la vostra tabella con dei valori molto semplificati. In realtà poi nel momento in cui si deve effettivamente fare un'operazione di ricerca bisogna andare a guardare in letteratura scientifica quali sono i valori specifici dello stoccaggio di carbonio dei vari tipi di copertura del suolo, ma a livello anche più dettagliato. Per esempio si fa appunto un lavoro sull'età degli alberi, quindi sulla loro dimensione, su quanto, quanto riescono a dare in termini di servizi ecosistemici, proprio anche sulla base del singolo individuo, diciamo, appartenente a una determinata specie vegetale. Comunque, noi di base appunto dobbiamo eliminare da questa tabella tutte le informazioni che non ci servono e aggiungere quelle che ci servono. A questo punto, sempre in Excel o equivalente con la tabella davanti, la prima cosa da fare è, siccome noi vogliamo semplicemente una tabella con i valori campione, quindi i 22 tipi di codici che ritroviamo nel terzo livello, chiaramente in questo caso ne abbiamo molti elementi uguali che hanno tutti lo stesso codice. Allora a questo punto dobbiamo eliminare tutti gli elementi, diciamo, non pertinenti, cioè lasciare solo un elemento rappresentativo per ogni codice. Questa cosa siamo al punto 7, lo potete trovare anche lì, la facciamo rimuovendo, diciamo, tutti i duplicati. Ovvero, io in Excel ci vado da dati, su dati, ho direttamente il comando, vedete, rimuovi i duplicati e me lo trovo qua. Non so se qualcuno ha un'interfaccia leggermente diversa, comunque l'icona dovrebbe essere sempre questa. Spero che la stiate trovando tutti. E c'è questo comando per cui appunto posso rimuovere tutti gli elementi duplicati in funzione di una determinata colonna della nostra tabella. Ora, a noi interessa semplicemente lavorare sulla colonna del terzo livello, quindi di base deselezioniamo tutto, dopodiché andiamo a selezionare soltanto questo, quindi terzo livello, mettiamo la spunta su quello e diciamo ok, e lui dovrebbe lavorarci sopra subito, esatto. Quindi eliminato, erano migliaia di elementi prima, adesso sono rimasti solo 22 elementi che noi potremmo anche ordinare poi, per esempio, qui sempre da dati, noi possiamo andare su ordina e ordinare per terzo livello, quindi sempre sulla base dei valori, dal più piccolo al più grande. E come vedete, appunto, abbiamo 22, diciamo, elementi. A noi non interessa quale sia l'elemento geometrico, mi interessano questi valori, questi codici del livello 3. E vedete che ognuno di questi elementi ha un codice diverso progressivamente. Quindi, però, finora ci siamo. Dopodiché, 6. Per ordinare, sempre sei riuscita a eliminare i duplicati, giusto? Poi per vedere, semplicemente una questione di visualizzazione, dati, ordina, e poi scegli la colonna secondo i quali ordinarli. Quindi nel nostro caso li voglio ordinare diciamo, per numerazione progressiva, dal più piccolo al più grande del terzo livello del campo LC terzo livello. E così appunto si possono rendere conto appunto della progressione di valori e del fatto che siano tutti valori differenti. Ok, bene. Ok, altra cosa,
Allora dobbiamo fare un po' di operazioni, diciamo, per approntare la tabella, per far sì che questa tabella venga letta bene da Invest. Quindi sono anche delle operazioni che di base potrebbero sembrare, diciamo, no, non particolarmente importanti, ma che in realtà vanno fatte bene anche a livello proprio di grafia, di diciamo, cose che noi scriviamo come nomi dei campi, perché Invest li legge, diciamo, la sua tabella soltanto se tutti i vari campi hanno un determinato nome. Quindi in questo caso, per esempio, siccome Invest è il modulo dello stoccaggio di carbonio, non mi ricordo se l'ho inserito per esempio qui, esatto, cioè lui praticamente calcola questi quattro elementi con dei campi che hanno una C maiuscola e poi un elemento che, come vedete qui, è above, below, soil o dead a seconda del tipo di carbon pool. Il campo appunto relativo alla copertura del suolo lo chiama, come vedete, LUCOD, tutto minuscolo. LU in questo caso è una sigla che sta per land use, quindi codice di uso del suolo. E quindi noi in questo caso, per preparare la nostra tabella, dobbiamo andare a rinominare quello che qua si chiama terzo livello come LUCOD, tutto minuscolo, perché poi Invest deve leggerlo bene, lo legge così. Questo. E il campo leggenda, appunto, in realtà, come vedete, lui lo vuole chiamato LULC name, tutto maiuscolo. LULC in questo caso sta per land use, land cover, quindi diciamo la definizione di quella che è la copertura del suolo, name. Mi raccomando anche qui sempre appunto attenzione a maiuscole e minuscole e ai corretti segni di giunzione, quindi faccio l'underscore e poi name minuscolo. E poi un'altra cosa che vi consiglio è, diciamo, pulire, come dire, i contenuti. Cioè, a noi va bene che ci sia anche nella leggenda effettivamente l'indicazione di ciò che stiamo rappresentando. Dopodiché, siccome tante volte poi un programma di calcolo, quando deve leggere dei testi, ha dei problemi con dei caratteri particolari, allora B. Sì. Ah, sì. Sei su Excel comunque, giusto? Ah, spero che l'interfaccia sia simile. Comunque io in Excel ci vado da dati e poi ho proprio una funzione che è questa, rimuovi duplicati. Dico, nel caso c'è sempre poi la tabella, eventualmente se proprio non trovate il comando, poi tra i dati che vi ho passato c'è la tabella pronta, però chiaramente sarebbe meglio riuscire a farlo tutti. Sì, ecco, cioè, mi piaceva che riuscissero a farlo tutti, però se c'è proprio quando si trova attenzione non saprei. Ma non c'è una ricetta che si tenga indicato qui. Vabbè, diciamo se qualcuno purtroppo, perché qualcuno ha un'interfaccia diversa e non si ritrova la rimuovi duplicati, a meno che. Sì, è un tramite, nel senso appunto lo si può fare anche con. Cioè, l'idea è poi arrivare a una tabella fatta in questo modo, e quindi si può arrivare poi anche con altri, usando altri programmi. Excel era quello più semplice per farlo, però purtroppo capisco che non tutti ce l'hanno. Quindi, no, speravo che anche appunto in chi aveva le alternative open ci fosse un comando proprio simile, molto facile da individuare, ma evidentemente non è così. Dico comunque appunto per chi ha problemi. Nella cartella materiali 2 maggio, sempre in risorse, tra le altre cose, vi dovesse provare a questo punto, vi direi di allora provare ad aprire forse Carbon Pool Excel, questo si chiama in questo modo,
Urban Pool Cell. Ok, ma chi ha appunto la chi ha problemi può aprire Carbon Pulse XLX, quindi il file Excel di base che è quello su cui stiamo lavorando adesso, oppure eventualmente c'è Carbon Pulse Cell che è quello con i valori già compilati, perché poi noi andiamo a riempire i campi corrispondenti a questi valori, e quindi si lavora su questo e poi l'ultima parte del lavoro la facciamo a partire da questo. Sì, anzi, vi direi di. Sì, vi direi di provare con Carbon Pulse 2007 XLX. Non so che cosa. Se quello è già, perché dovrebbe essere già stato depurato, diciamo. Giacomo, tu hai provato ad aprirlo? Sì, ma non me lo apre perché Ah, perché? Cavolo. Vabbè, allora tu mi sa che. mi sa che guarda e basta. No, vabbè, allora tutti comunque potrete reinserirvi con Carbon Pulse Invest CSV, che è sempre in tabella, quindi chi non riesce prima ad aprire il file Excel poi diciamo entrerà alla fine, comunque questo è quello che effettivamente verrà inserito in Invest. Mi dispiace per questo problema di formati eccetera, per cui qualcuno adesso non potrà fare questa parte. Comunque la parte è semplicemente appunto da spiegare come funziona a livello tecnico. Insomma, cosa serve? Quindi, no, stavo dicendo, per chi riesce a seguire, che appunto l'idea è eliminare da questa leggenda tutti i caratteri, quindi intanto semplificare per non avere nomi troppo lunghi. E poi vedete che io ho dei nomi un po' dubbi, per cui questo accento qui non mi piace, scrivo città normale, magari alcune cose poi le cancello, poi qui lascio questo tessuto urbano discontinuo, rado. E cancello tutto il resto, poi sono le percentuali. Sono tutti caratteri che appunto a livello tecnico potrebbero dare problemi nella lettura della tabella. Qui vabbè, semplicemente cancello perché un nome è troppo lungo. Qua vedo che ci sono attività industriali, lo metto così. Voi potreste non avere esattamente, perché in realtà il codice non corrisponde esattamente al livello 3, è una specificazione ulteriore, quindi voi potreste non avere esattamente queste scritte, per esempio mais, voi forse avete degli altri tipi di cereali, comunque il codice è tendenzialmente un qualcosa che identifica poi un elemento singolo di copertura del suolo, quindi se noi volessimo essere molto precisi, per esempio poi appunto queste cose me le tengo, qua tolgo la virgola, se trovate le virgole cancellatele, per esempio io qua ho aree sportive e cancello tutto ciò che c'è con la virgola, qui per dire se voglio essere preciso invece di mais so che questo identifica dei cereali, per cui potevano esserci gli altri elementi che invece di essere mais erano frumento o altro e che avevano comunque lo stesso codice. Quindi anche in questo caso io dico cereali, se non addirittura colture, qua potrebbe, si dovrebbe controllare effettivamente poi nella leggenda della carta di copertura del suolo e cos'è. Queste altre cose me le lascio, i due punti non mi piacciono. Qua tolgo la virgola, insomma io appunto semplifico al massimo diciamo, la leggenda, togliendo tutti i caratteri che potrebbero creare problemi. Qua tolgo la virgola semplicemente. Così tendenzialmente dovrei essere sicuro che poi Invest riuscirà a leggere bene, ecco, la mia tabella. Fatta questa operazione, salvo. E a questo punto faccio una cosa, siccome chiaramente lui è una tabella e poi continua, cioè noi abbiamo lavorato sul codice e sulla leggenda. Poi ci sono degli altri campi che continuano e hanno degli altri valori interni. Noi per semplificare, siccome a noi interessa essenzialmente ripartire da questi due campi e aggiungere i campi dei carbon pool, quindi delle riserve di carbonio, io seleziono semplicemente queste due colonne, dico copia. Apro direttamente un altro documento Excel, quindi vado su File, nuovo documento vuoto e quindi proprio mi costruisco un nuovo documento. E in questo documento sono sicuro ci sono in questo momento solo i due campi che mi interessano. Poi allargo la seconda colonna per permettervi di leggere bene il testo. Questo nuovo documento lo salvo subito con nome. E lo salviamo appunto come Carbon Pulse Cell. Quindi andiamo sempre in processi, noi abbiamo Carbon Pulse, abbiamo selezionato solo i campi che ci interessavano, li chiamiamo Carbon Pulse 2007 Cell. Ok, possiamo chiudere il file Excel di prima, che era il Carbon Pulse, e basta. E quindi adesso, una volta che abbiamo trasferito, diciamo, le informazioni che ci interessavano su un nuovo documento, possiamo compilare gli altri quattro campi. E
che vi ritrovate appunto al punto 7. Sono i quattro campi dei carbon pool, quindi dei serbatoi di carbonio, che adesso poi andremo a compilare con i valori che troviamo sulla tabella. Quindi semplicemente intitoliamo i campi con i nomi che trovate, quindi C above, C below, C soil e C dead. Sempre stando attenti a minuscole e maiuscole. Io per esempio qua ho messo un trattino, invece c'è l'underscore. C below, C soil e C underscore dead. Ok, e quindi adesso fatto questo, possiamo anche salvare. E la cosa che insomma andrebbe fatta adesso è proprio quella di riempire. Ora vedete, ripeto, noi stiamo lavorando in un regime di massima semplificazione, per cui potete vedere che da questa tabella che vi ho fornito in formato cartaceo ci sono comunque dei valori di carbon pool che sono molto generici e che però in qualche modo rappresentano. Dovrei averla anche scaricata come immagine, possiamo andarla a vedere nelle risorse. Eccola qua. Sono i valori che comunque ci dicono che dove diciamo c'è il tessuto urbano, quindi tutto ciò che ha come prima cifra il codice 1, tendenzialmente, quindi tutte sono tutte aree costruite, poi inventate, eccetera, e non danno o ne daranno pochissimo, ma tendenzialmente non danno contributi in termini di stoccaggio di carbonio. Ciò che effettivamente dà contributi è, come vedete, in realtà noi comunque per semplificare stiamo lasciando, perché si possono anche lasciare vuoti alcuni campi, quindi lasciare tutti i valori zero. Quindi in realtà quello che stiamo facendo noi è lavorare semplicemente sulla bioma quella che abbiamo chiamato la biomassa epigea, quindi la biomassa all'aperto, quindi nel caso per esempio degli alberi, tutto ciò che sta fuori superficie, le chiome, i tronchi, eccetera, è sul valore di stoccaggio che è fornito dal suolo, quindi sul carbonio del suolo. Probabilmente se noi andassimo a fare una ricerca specifica sulle varie specie, diciamo arboreo, o comunque in generale sui tipi di copertura del suolo che abbiamo nel nostro caso di studio, scopriremo che ci sono dei valori specifici, dovremmo leggere, diciamo, delle pubblicazioni in merito che forniscono anche, diciamo, delle tabelle poi relative ai vari livelli di copertura del suolo. E scopriremo che ci sono dei valori molto specifici appunto su queste aree, in realtà, e su questi elementi. In realtà, appunto, noi per semplificare stiamo dicendo qualcosa che indica che diciamo, dei valori di copertura del suolo, scusate, di stoccaggio di carbonio tendenzialmente più alti ci sono là dove ci sono superfici agricole e soprattutto, come vedete appunto dalla tabella, dove ci sono superfici arboree. Per esempio, la combinazione di valori più alta c'è naturalmente il bosco di latifoglie, che sicuramente noi avremo rappresentato in quantità molto piccole nella nostra mappa, perché comunque siamo dentro una città, e che però vi fa capire che comunque l'idea è quella, cioè attribuire un valore maggiore del servizio ecosistemico che stiamo studiando alle superfici che effettivamente ne forniscono di più. Nel nostro caso, in particolare, appunto, le superfici vegetate e più delle superfici a prato, le superfici alberate. Quindi direi, appunto, possiamo compilare, proprio inserendo tutti i vari valori delle carbon pool nei codici corrispondenti. Quindi creiamo i quattro carbon pool e li distribuiamo appunto sui vari elementi. Quindi, per esempio, do 0, 0, 0, 0. Quindi tutta la categoria 1, diciamo, non dà contributi e quindi la consideriamo 0, 0, 0, 0. Poi in trasformazione ancora no. Quando ci sono, per esempio, appunto parchi urbani o aree verdi urbane, noi cominciamo a dire che c'è qualche contributo. In realtà, appunto, bisognerebbe vedere, effettivamente, avendo una mappatura di dettaglio, come sono fatte quelle aree, quanti alberi ci sono, eccetera, però intanto stiamo cominciando a dire che c'è un qualche valore positivo. Aree sportive, stiamo dando qualcosa per il suolo. Sì, comunque l'idea, appunto, è compilare proprio questa tabella con questi valori.
salviamo. Ok, più o meno ci siamo sui valori. Quindi ripeto, è una cosa ovviamente indicativa che noi stiamo facendo, giusto per capire quale potrebbe essere la variazione tendenziale di questo tipo di servizio ecosistemico nel tempo, quindi con il confronto tra 2007 e 2012. Ok. Allora, fatto questo, noi praticamente abbiamo già la tabella pronta. Siamo al punto 9, l'abbiamo appena esaurito. Perfetto. Ok. Fatto questo, noi abbiamo il nostro file, diciamo, corretto, lo salviamo, lo possiamo chiudere a questo punto. E come vedete, dal punto 10 dobbiamo fare un'ulteriore operazione di trasformazione. Praticamente, ciao! Alla prossima. Questa la posso anche chiudere. Adesso torniamo in realtà in QGIS, perché problema di invest. In realtà, cercando di capire, si potrebbe fare direttamente da Excel, però c'è una piccola cosa da impostare, quindi l'idea sarebbe farlo da QGIS. Quindi torniamo appunto su QGIS. A questo punto in QGIS io spero che voi abbiate una connessione perché bisognerebbe scaricare un plugin. Il plugin si chiama Spreadsheet Layer. Scritto così, layers che io mi trovo qua. Che probabilmente l'ho installato ma non era attivato e ora lo attivo. Perché? Non carico. Se non che io adesso lo allora provo a disinstallarlo perché mi ha dato un problema. Lo disinstallo. Ok, bene, un problema a tutti. No, non è un problema perché poi abbiamo già il dato pronto, però sarebbe carino vedere quello che si fa adesso. Provo a reinstallarlo. Ma vi dà questo tipo di errore che sta dando a me? Oddio. Tu l'hai reinstallato e te l'ha installato correttamente. Provate tutti. No, ma non lo vedi subito. Ora ti dico dove si va a prendere. Però vediamo un po'. Allora, lo disinstalliamo un attimo. Spreadsheet Layer, reinstalliamo. Non me lo installa lo stesso. Sono fastidiosa questa cosa. Comunque, allora, se a te l'hai installato correttamente, tu lo dovresti vedere allora da Spreadsheet Layer, da Layer, dove dovrebbe essere Layer, aggiungi Layer, e poi alla fine dovresti trovarti aggiungi Spreadsheet Layer in fondo, può essere Layer, aggiungi Layer, e poi lo trovi tipo in fondo come Spreadsheet Layer. No, perfetto. Ah, beh, può essere, allora facciamo una cosa, io salvo un attimo il progetto. Prova a riavviare, salva il progetto, chiudi e te lo riapri e vediamo se ti carica il plugin. Beh, è pure crashato, so che capita. Nel caso qui a nessuno riesca a funzionare, naturalmente usiamo già il file pronto, comunque io provo un attimo a farlo, ecco qui. Vedere se mi si carica correttamente. Cioè, questo plugin praticamente ci serve banalmente per modificare i tipi di campo. Cioè, in Excel io non so se è possibile impostare i tipi di campo come è possibile farlo in QGIS, per cui ci sono alcuni campi appunto avranno un tipo di campo testo, alcuni che avranno come tipo numero intero, alcuni che avranno numero decimale. Siccome Invest ha bisogno di questa differenziazione tra numeri interi e numeri decimali, con questo plugin si riescono a differenziare i tipi di campo della tabella. Vediamo se adesso lui mi ha accolto. Ecco, ok, a me l'ha preso adesso. Allora io dopo un po', chiudendo e riaprendo QGIS, riesco a visualizzare il plugin. Tu no, neanche adesso. Tu avevi aperto la strada. Cavolo. Resta, ma lei pure aveva fatto il reinstall. Ok,
Vabbè, comunque l'idea è questa, magari provate a. Non ti spunta. Da layer aggiungi layer. Ah, ecco. Cioè, ovviamente controllate che una volta che l'avete installato sia spuntato, poi magari provate a chiudere e riaprire QGIS, insomma, a un certo punto dovrebbe spuntare. È un po' capriccioso. E quindi poi lo trovate da, appunto, da qui, quindi il percorso è layer, aggiungi layer e alla fine trovate add spreadsheet layer. Questo. Andiamo a prendere il dato, quindi in processi, andiamo a prendere il nostro file Excel, quello più aggiornato, quindi Carbon Pulse 2007 Cell, quello che abbiamo appena, diciamo, compilato con i valori di stoccaggio di carbonio. E vedete che lui, insomma, ce lo visualizza in maniera abbastanza corretta. Dopodiché, da qui, praticamente, se avete bisogno di un po' di tempo per trovarvi il plugin, eccetera, aspetto. Ok, non ci siamo. Quindi una volta fatto questo, appunto, carichiamo il nostro, la nostra tabella Excel, lui ve la fa vedere, vi fa vedere appunto già il contenuto, e praticamente bisogna impostare correttamente i vari tipi di campi. In particolare, come detto, al punto 10, i primi due tipi di campi vanno bene così. Quindi questo è un campo di numeri interi, campo integer, il campo stringhe di testo va bene. Questi non devono essere secondo, diciamo, invest, cioè per poter, diciamo, applicare il suo calcolo invest, questi devono essere numeri reali, quindi real. Reali vuol dire che sono numeri decimali, chiaramente possono avere le cifre dopo la virgola. Nel nostro caso noi abbiamo applicato tutti i valori interi perché noi abbiamo compilato così questa tabella, ma diciamo lui ha bisogno di sapere che questi valori potrebbero anche essere insomma decimali. Questo, gli diciamo ok. Una volta che gli abbiamo detto ok, praticamente lui ha appena salvato questo, dovrebbe averci salvato il nostro layer in formato VRT. E ve lo dovreste ritrovare come layer tra i layer del vostro progetto sulla sinistra. Praticamente l'ha salvato più o meno con un suffisso foglio 1 e l'ha salvato in quel formato. A questo punto noi dobbiamo prendere, quindi con il tasto destro, clicchiamo su quel layer, andiamo su esporta, gli diciamo salva elementi come, e appunto adesso stiamo per dargli il formato corretto per, diciamo, farlo leggere da parte di Invest, che non è uno shapefile, tra l'altro questa è una tabella, quindi non potrebbe essere, ed è un formato testo delimitato, cioè un formato CSV. Questa è proprio un'operazione tecnica che va fatta perché Invest ha delle sue specificità e legge esattamente quel tipo lì di formato in ingresso. Come nome file, cosa abbiamo scritto qua? Quindi lo salviamo come Carbon Pulse, sempre 2007, underscore Invest, perché questo adesso è pronto. 2007 underscore Invest. Lo salviamo sempre nella nostra cartella processi come CSV. Dunque, il resto delle impostazioni lo possiamo lasciare così com'è, direi che non ci interessa, anche perché questo ci serve a esportarlo. Adesso non dobbiamo più lavorare in QGIS, abbiamo finito, ora possiamo direttamente aprire Invest. Quindi, se a tutti l'hai esportato correttamente, diciamo, non interessa visualizzarlo su QGIS, ma ci interessa direttamente aprire il modulo Carbon di Invest, che a me infatti adesso legge. Beh, ripeto, se non lo trovate dovreste proprio semplicemente andare sulla barra di ricerca, cominciare a scrivere Carbon e vi si dovrebbe aprire direttamente il modulo di Invest che stiamo per usare, che prima vi dà questa schermata qui con il prompt e poi però appare anche nella sua interfaccia. Eccola. Vabbè, ci siamo. Io accenderei un attimo la luce. Ok, su questa schermata più o meno ci siamo tutti. Allora, possiamo effettivamente vedere come funziona.
Appunto, ripeto, cioè questo non è Invest, questo è uno dei modelli Invest. Come stiamo usando il modello Carbon, potremmo usare una degli altri, delle altre decine di modelli che servono a calcolare ognuno dei servizi ecosistemici. Chiaramente lui di base funziona così, cioè è un software cosiddetto standalone, nel senso che funziona per singole applicazioni, non fa direttamente lui delle elaborazioni come fa un software GIS, ma funziona semplicemente per, diciamo, dare dei risultati a partire da dati in input. Quindi comunque il metodo poi per tutti i servizi ecosistemici è lo stesso, cioè lui ha questo tipo di interfaccia. Naturalmente il tipo di parametri, quindi il tipo di dati input che gli servono poi per calcolare uno specifico servizio e la sua variazione, dipende chiaramente dal servizio che stiamo calcolando. In questo caso, questo vale per tutti, la prima cosa che vediamo è la tabella dove, la cartella dove noi andremo a salvare i nostri dati. Quindi io direi che sì. Eseguibile va eseguito Ok, vabbè, comunque ci state, spero ci stiate riuscendo. Comunque la cosa che possiamo fare adesso è intanto semplicemente scegliere la cartella di, appunto, di archiviazione dei nostri risultati, che si fa appunto cliccando su Workspace, cioè appunto il nostro, la nostra cartella di lavoro. Quindi io torno sul deck, quindi la salviamo, dentro la nostra cartella materiali. Abbiamo cartella processi, cartella risorse. Io a questo punto mi creerei. Tu devi ristallare, che problema hai avuto? Ma scusa, ma tu hai. Ma dai, ma che sfiga! Ma prima l'avevi aperto? Non l'hai mai fatto. Vabbè, comunque, però eventualmente segui, insomma, noi stiamo semplicemente. Quindi adesso io mi creo la nuova cartella e la chiamerei a questo punto output, perché finalmente stiamo per arrivare a dei risultati. Quindi, sempre dove c'erano processi e risorse in materiali, io creo la cartella output, indico la cartella output cliccandoci sopra e poi non devo fare nient'altro, semplicemente dire ok, seleziona cartella e la cartella sarà questa. Come suffisso per i risultati, sinceramente posso anche non fornirne uno. Dopodiché la cosa che mi interessa è, perché comunque saranno riconoscibili, a questo punto, come vedete, noi possiamo inserire quello che vuole lui è di base un land cover che lui chiama current, quindi diciamo lo stato attuale della copertura del suolo, e in questo modo è il carbon pulse. Quindi in questo caso qui noi andremo a inserire appunto uno dei nostri due raster. Ora vediamo quale. Lui stesso ci indica che vuole un raster, quindi uno di quelli che abbiamo prodotto adesso. E qui in carbon pulse sicuramente sappiamo che andremo a inserire il CSV dei carbon pulse.
Facendo questa cosa, chiaramente noi riusciamo semplicemente a calcolare il valore di stoccaggio del carbonio, però da una delle due, diciamo, mappe su cui abbiamo lavorato, quella del 2017 o quella del 2012. Se noi vogliamo anche calcolare il sequestro di carbonio, quindi la variazione nel tempo, spuntiamo Calculate Sequestration e come vedete appunto vi risulterà appunto sotto un altro raster da inserire. Non vi risulta un'altra tabella di carbon pools perché in realtà la tabella è sempre la stessa. Cioè noi abbiamo costruito una tabella appunto di serbatoi di carbonio sulla base della tabella attributi del 2007, ma tutto quello che c'era nel 2007 sappiamo già perché abbiamo controllato i valori univoci, sappiamo già che c'è anche nel 2012. Quindi quella tabella ci serve per entrambi i raster che usiamo. A questo punto noi dobbiamo semplicemente decidere cosa usare come current e cosa usare come future. Ripeto, lui è, diciamo, predisposto per applicazioni di pianificazione, quindi immagina uno stato di fatto e uno stato di progetto. In realtà noi vogliamo calcolare semplicemente per averne un'idea, appunto, una variazione tra il 2007 e il 2012. Chiaramente, venendo prima il 2007, noi qua come raster clicchiamo sull'iconcina e andiamo a prendere il raster del 2007, quindi andiamo in processi, prendiamo il nostro TIFF e come TIFF, vedete, prendiamo CCS 2007 terzo livello, quindi il raster della copertura del sole 2007. Eccolo qua. Come carbon pools, vi ho appena detto, quello che serve a Invest e che abbiamo appena realizzato in QGIS è il CSV. Quindi, sempre in processi, l'unica cosa che dovremmo fare, se io riesco a trovare, magari ordinandolo per tipo, ok, temo di averlo salvato da un'altra parte, dovete scusarmi, lo risalvo con nome, testo CSV va bene. Ecco, l'avevo salvato in QGIS processi, vabbè, problemi. Desktop, salviamolo qua dentro, sempre in processi, quindi Carbon Pools 2007 per Invest. Eccolo qua, testo delimitato, va bene. Ok, ora so che lo trovo, quindi voi spero che l'abbiate salvato nella cartella giusta. Torniamo in desktop, materiali 2 maggio, processi, ecco che trovo il mio CSV e do questa come tabella appunto dei serbatoi di carbonio. Qua vedete, vi fa anche inserire qual è l'anno current. Chiaramente appunto noi stiamo lavorando su un anno che non è esattamente current, però è il 2007, quindi è passato e quindi inseriamo quello come calendar year. Stessa cosa, cioè l'ultima cosa che vogliamo fare è appunto la definizione della variazione di servizi ecosistemici, quindi andiamo a prendere come future land cover il TIFF del 2007, quindi CCS 2007 terzo livello, lo apriamo, stiamo appunto calcolando il sequestro di carbonio, quindi lui calcolerà adesso un raster e un valore per la carta di copertura del sole del 2007, un valore globale per il 2012 e produrrà anche un raster in cui ogni pixel ha effettivamente il valore del carbonio che secondo lui riesce a stoccare. Lui lo calcola in tonnellate di carbonio all'ettaro praticamente come valore potenziale e mi calcolerà anche un raster delle differenze praticamente, è un valore di differenza tra 2007 e 2012. Qua ci mettiamo ovviamente 2012 come future calendar year, anche questo non è future, però sono i 2 anni su cui stiamo facendo il calcolo. Questa opzione di red scenario analysis è un'altra cosa e serve per analizzare scenari di deforestazione, una cosa diciamo particolare, però funziona a scale molto più ampie, quindi a noi non interessa. L'unica cosa che possiamo fare è, ma giusto per diciamo, capire un po' che cosa, come la elabora lui. Calcoliamo il valuation model, cioè appunto quello di cui parlavamo prima, che è il modello di variazione economica corrispondente alla variazione del servizio ecosistemico, e gli diamo, ma giusto per questi valori che sono qui, quindi che sono i valori che derivano dal protocollo di Kyoto. Ora credo che sia, diciamo, il costo del carbonio sia variato abbastanza rispetto a questi valori, però giusto per capire, appunto, un costo per tonnellata di carbonio gli diamo 25, come tasso di sconto gli diamo 7 e l'altro lo lasciamo a 0. Chiaramente, ripeto, sono i valori che andrebbero controllati nel caso in cui si dovesse fare una applicazione vera e propria del software per qualche diciamo, motivo di ricerca professionale. Fatto questo, noi dovremmo essere a posto. Abbiamo detto che lo salveremo lì e siamo già in grado, se non ho dimenticato niente, di dirgli esegui.
Lui mi dà sempre questo avvertimento, non vuol dire niente, diciamo sì, e lui adesso comincia a calcolare, quindi penso anche per voi. Tu sei riuscita a reinstallare? Vabbè, comunque l'importante è che hai visto più o meno, perché poi alla fine questa parte, diciamo tutta la parte più complessa è quella della costruzione del database, della dataset, dell'impasto, poi qua veramente metti le cose giuste nell'interfaccia e lui lavora, ecco. Ora ci mette un qualche minuto e ci dovrebbe dare dei risultati, poi li andiamo a vedere. Dai. Non è che sbaglio, perché questa cosa mi sa che c'è stato con il tipo che hai preso quando c'erano i tipi di campo che abbiamo allestito per il CSV. E non so se hai capito, con una cover string to float vuol dire che forse c'è da qualche parte un campo che è stato inserito con la float e dovrebbe essere string o qualcosa o il contrario, non lo so. Io andrei a ricontrollare il CSV. Come? Sì? Cioè così dici? Ah sì, scusate. Sì, perché là sotto non si può spostare. Vabbè, questo è. Si prende il suo tempo. A qualcuno è già uscito qualcosa come risultati? Parità di tutti gli altri layer dovrebbe funzionare. Successfully, e ce l'abbiamo fatta. Va bene, quindi apriamo. Ma se ha funzionato tutto anche a voi, dovrebbe dirvi questa cosa. Quindi diciamo l'esecuzione è riuscita. Apriamo il workspace e troviamo ciò. Ci interessa subito, per esempio, leggere il nostro report dove effettivamente ci saranno i valori e poi ci andiamo a guardare i raster che lui ha prodotto. Noi apriamo il report in HTML e vediamo alcune cose. Quindi qua diciamo che nella prima parte sono riportate tutte le informazioni che abbiamo inserito noi, quindi gli anni di riferimento, diciamo, gli elementi per il valuation model, quindi la valutazione economica, eccetera. E qua alla fine vedete, lui ha calcolato, chiaramente sempre i risultati, ripeto, da prendere con le molle, però lui ha calcolato che per la nostra area di riferimento, quindi comunque il sistema di mura e canali di Padova, quello che lui chiama CAR sarebbe il current, quindi il totale diciamo, del valore di stoccaggio del carbonio che il nostro sistema riesce a dare è questo qui. In tonnellate di carbonio. Current naturalmente vuol dire 2007. Per il future, quindi comunque appunto la differenza, quindi il 2012 è quello che è cambiato rispetto al 2007, lui mi dà un valore che è lievemente minore e mi sta dicendo che c'è stata una differenza negativa. Quindi in qualche modo gli ultimi, diciamo, dal 2007 al 2012 sono state delle piccole variazioni in quelle aree della città intorno a mura e canali che hanno fatto sì che probabilmente, questo poi lo potremmo andare a guardare sui raster, alcune superfici che prima non so, erano vegetate o erano agricole che quindi davano un determinato contributo sono state trasformate in superfici che ne danno di meno, quindi magari ci hanno costruito o qualcosa del genere. Comunque la copertura del sole è cambiata in maniera tale che effettivamente noi abbiamo una differenza diciamo, negativa di sequestro del carbonio, cioè effettivamente il valore del 2012 è inferiore a quello del 2007. Quindi diciamo, il beneficio ambientale del servizio di sequestro di carbonio dato dalle infrastrutture verdi di Padova dal 2007 al 2012 è leggermente diminuito. Questo. E l'ultima cosa, l'ultima cifra che voi ritrovate è appunto quella del net present value.
che sarebbe appunto la perdita economica che lui ha calcolato secondo i parametri che noi abbiamo impostato. Anche qui, quindi lui ha una perdita di circa 9.000 euro, qualcosa del genere. Ripeto, tutto ciò naturalmente dipende dai valori che noi andiamo a mettere dentro. Se noi avessimo messo i valori di prezzo del carbonio più alti, chiaramente avrebbe dato un risultato maggiore e viceversa nel caso di valori più bassi. Questo tipo di appunto, calcoli economici sono dei calcoli che sono sempre appunto un po', non è detto che siano mai neutri, hanno sempre un significato tendenzialmente anche politico a seconda di chi li fa, però sono delle operazioni molto utilizzate, soprattutto appunto per delle valutazioni che si fanno in ambiti di pianificazione, quindi VAS, VIA, eccetera, cioè si cerca sempre di riuscire a dare un valore economico, appunto una corrispondenza economica al tipo di operazioni che si fanno a livello di cambiamenti nel territorio. Quindi comunque sapere un po' che esiste questo tipo di calcolo che si può fare, magari può servire a chi di voi effettivamente volesse lavorare su questi ambiti, in questi ambiti professionali. Quindi questo, non so se voi sono avuti risultati simili a questo, immagino di sì, perché comunque i layer di base erano quelli. Non so se siete riusciti a controllare, ok, dovrebbero essere quelli. E poi possiamo guardare appunto. Lui, vedete, ha una cartella di risultati con tutti questi file, sono tutti i raster, e poi sono gli output intermedi in cui lui fa vedere che effettivamente per ogni tipo di serbatoio di carbonio, quindi above, below, soil e dead, lui effettivamente dà dei valori che sono sia quelli diciamo, relativi all'anno in corso, quindi nel nostro caso 2007, sia quelli per il futuro, quindi per il 2012, e sia quelli sulla variazione. E questi li rappresenta come raster. Una cosa interessante è appunto guardare, per esempio, di andare a guardare subito il delta, che sarebbe appunto il raster della differenza. Quindi io mi caricherei questo in QGIS. E qui potete andare a vedere come sostanzialmente lui me lo rappresenta in un certo modo, che mi dice una cosa, cioè, intanto riaccendo Google Satellite sotto, questo lo andiamo a rappresentare anche qui, cliccando sul destro, su proprietà, magari cambiamo il tipo di rappresentazione, mettiamo banda singola falso colore, e lui vedete che appunto di base dovrebbe rappresentarmi le variazioni diverse in colori diversi, quindi io dico applica. Adesso vedete che lui dove me lo lascia, diciamo, sul giallino, bianco, insomma, più o meno neutro, non ci sono state differenze nella copertura del suolo. E in realtà in alcuni punti, per esempio, è abbastanza evidente che è successo qualcosa qui, c'è stata una copertura del suolo che mi dà dei risultati negativi. Cioè, se io andando a interrogare questo layer qui trovo 0, cioè trovo che non c'è stata nessuna differenza e quindi il valore di stoccaggio di carbonio è rimasto invariato. Qui trovo che c'è stata una variazione negativa di meno 0 e rotti, quindi è una composizione, diciamo, che fa lui sul singolo pixel dei quattro valori di carbon pool. Qua vedo che c'è stata una variazione negativa, diciamo, ancora più evidente, e possiamo vedere effettivamente cosa potrebbe essere successo. Cioè, se vedete, molto probabilmente, cioè, che è stato rappresentato poi in questo modo nella carta di copertura del suolo, però molto probabilmente diciamo, si è registrato che magari mentre prima c'era semplicemente un'area verde qui, poi è intervenuto questo sistema di costruzioni che effettivamente ha comportato una variazione della copertura del suolo, quindi magari qui la carta di copertura del suolo, vedete che nel... Come? Figo, vero, si può fare. Potremmo effettivamente vederlo in Google Earth Pro quando è successo questo cambiamento. Speriamo che ci sia Google Earth Pro qua. Però eccolo qui. Così possiamo andare a vedere appunto anno per anno le variazioni che ci sono state. Quindi comunque come vedete, insomma, la cosa interessante è che lui riesce a produrre appunto dei risultati che hanno sia una componente, diciamo, numerica, quindi comunque delle cifre, sia una componente spaziale, quindi il dato raster, e poi appunto, così come abbiamo visto il raster delle differenze, noi possiamo vedere per esempio i due raster del totale nei 2 anni di riferimento, e quindi come vedete appunto sono quello corrente che è questo qui, quello futuro che è questo qui con le variazioni, naturalmente dalle variazioni che sono gli elementi che cambiano colori deriva poi il calcolo della differenza che fa lui.
Niente, questo. Adesso appunto andiamo a vedere un po' per curiosità a cosa potrebbe corrispondere quello che abbiamo appena visto, e poi l'idea era appunto vedere effettivamente come poteva funzionare nella nostra area di studio un software molto complesso, molto interessante come Invest, e poi naturalmente chi avrà interesse lo applicherà anche in ambiti più complessi di questo. Prima o poi riuscirò ad andare su Google Earth Pro. Comunque, con questo avremmo finito l'esercizio di oggi. Sì, cioè, nel senso, una volta fatto io, se tu hai, diciamo, ottenuto un salvataggio corretto di tutti i tuoi valori, lui Invest, cioè, ti ha dato il risultato che volevi. Poi, appunto, lo puoi consultare in questi vari modi che abbiamo visto, cioè puoi aprire il report in HTML, che è quello che ti dà effettivamente le cifre, oppure puoi aprire, se ti interessa anche vedere la componente spaziale, puoi aprire appunto, lui crea questo che è il delta current future, è la differenza appunto in termini di servizio ecosistemico. Questo è l'NPV, cioè il net present value, che è quello che abbiamo visto prima, quindi comunque la componente economica, e te la visualizza comunque come file raster, quindi con le variazioni che ci sono state. E poi ti rappresenta appunto i due totali dei valori di servizio ecosistemico. Per esempio, appunto, non interrogare, questo è quello del 2007. Vabbè, ok, qua da sicuramente zero perché non c'era nessun tipo di servizio associato, perché saranno superfici impermeabilizzate. Qui, per esempio, il prato della valle, vedi che mi dà un certo tipo di valore. Qui le parti bianche saranno quelle a valori più alti di stoccaggio. Chiaramente un singolo pixel ha un valore di stoccaggio, diciamo, abbastanza ridotto, vedi, è questo 0,011, eccetera, però sommati tutti quanti danno un valore globale dello stoccaggio del carbonio, che è quello che abbiamo visto qui. Quindi in questo caso, chiaramente, se avessimo avuto un'area di studio più vasta, avremmo avuto un valore totale più basso, o se avessimo avuto un'area più vegetata, avremmo avuto un valore più alto. Così come se avessimo indagato magari delle estremità temporali più lontane tra di loro, che so, appunto tra gli anni 80 e gli anni 2000, come dovreste fare voi, sicuramente ci ritroveremmo delle variazioni, insomma, più nette. Ok. Sì, questo l'ho notato anch'io. Secondo me lì è cambiato un certo tipo di copertura agricola o qualcosa del genere, che per come l'abbiamo impostata noi nella tabella ha aumentato il valore totale del servizio ecosistemico. Sì, che adesso possono essere anche le variazioni negative. Vabbè, con Google Earth è un po' lento, insomma, se volete vediamo un attimo. Sì. Anzi, direi che interrompiamo adesso la registrazione.